Iniziamo con un cartoncino Lilla che tagliamo a misura e pieghiamo. Ora, con questo foglio bianco, creeremo la sagoma del ventaglio. Dopo averlo tagliato a misura, segniamo la metà di due lati. Poi faremo partire da un unico angolo delle diagonali verso quello opposto e verso i punti segnati prima. Ora tagliamo lungo le linee tracciate. Quindi numeriamo i vari pezzi per poi ricomporli facilmente. Dopo aver scelto la carta, iniziamo con due parti non adiacenti. Riportiamo la sagoma nel cartoncino colorato e ritagliamo. Facciamo lo stesso con le altre due parti restanti per ottenere due colori alternati. Adesso possiamo incollare. Ora, in un cartoncino color crema, stampiamo l'augurio. E con delle forbici decorative ritagliamo una fascia. Poi, con del tampone nero e una spugnetta da fondotinta, invecchiamo il bordo. Quindi incolliamo la fascia. Creiamo poi tre cuori con del cartoncino celeste. Quindi passiamo l'inchiostro nero anche nei loro bordi. E utilizzando un nastro gommato biadesivo da 2 mm di spessore, li incolliamo alla card.
Utilizzando un inchiostro celeste, stampiamo due cuori ai lati della scritta. Infine, all'interno della card, incolliamo un foglio di carta color crema per la parte scrivibile. Alla prossima! Buono scrap a tutti!